Buonasera, buonasera. Vi dico buonasera perché prima di iniziare la puntata mi hanno detto: mi raccomando, devi dire buonasera, non buongiorno. Quindi dico buonasera, benvenuti qui a una nuova puntata di Beat. Qui con me ho Chiara, perché Luca è ancora disperso a Cuba. Ciao. Non sappiamo se tornerà, quando tornerà. Ma comunque sia, siamo di nuovo qui con Beat. E questa settimana e anche la prossima ci sarà diciamo il puntatone unico, la fusione, la puntata combo di Marte e Beat. E quale sarà il tema comune? Il tema comune sarà il jazz, che è un ambito davvero enorme, un ambito davvero infinito. E dal momento che Marte tende solitamente di più ad occuparsi degli aspetti musicali, insomma, e ad andare un pochino più nei dettagli della faccenda musicale, qui a Beat abbiamo deciso invece di fare un percorso un pochino più alternativo. Quindi abbiamo pensato di andare a parlare di jazz, andare a mostrare il jazz, prendendo in esame il mondo dell'arte del Novecento e dell'arte contemporanea. Un mondo che comunque già da inizio Novecento, Chiara, comincia a mostrare un forte interesse per la musica, vero? Assolutamente. E proprio di quel periodo, cioè principalmente in fine 800, inizio 900, molti artisti iniziano a rendersi conto che la musica e la pittura fondamentalmente vogliono esprimere la stessa cosa. E spesso lo fanno con modi molto simili. C'è chi, come Kandinsky, che conosciamo per le sue composizioni e per essere uno dei primi pittori di arte astratta, ha scritto diversi libri in cui comunque enuncia una sorta di teoria della musica, in cui guarda alla musica come fonte di ispirazione della pittura. Quindi la questione qual è? Ad ogni suono, ad ogni timbro va a corrispondere un colore oppure un determinato gesto della mano. E effettivamente, ora non ricordo bene il libro preciso in cui sono state scritte queste cose, ma si dilunga moltissimo. Appunto parla di qualità pittoriche che sono emotive, quasi come quelle della musica. E appunto quindi c'è questa sorta di diffusione tra arte e pittura, iniziano ad incontrarsi. Sì, che va detto è anche coerente, perché appunto Kandinsky, lo ricordiamo, è uno dei pionieri dell'arte astratta, e nel momento in cui comincia a dipingere qualcosa che non è reale, tra virgolette, che non è fisico, che non è concreto, il collegamento alla musica viene immediato, perché la musica non è assolutamente niente di fisico, niente di concreto. Poi, hai detto bene, si incomincia a formare proprio una consapevolezza, perché nell'arte pre-novecentesca la musica non è che non c'era, anzi, cioè, insomma, è pieno di nature morte, con violini, violoncelli, con dipinti di musici, bande in festa, però fondamentalmente te raffiguravi il musicista, al pittore il più delle volte della musica, cioè, non gli importava niente. Lo confermerà Chiara, che sull'arte moderna è più formata di me, non gliene importava niente, immagino. No, nel senso, era più una raffigurazione di genere, cioè erano tipi di raffigurazione che prendevano dalle nature morte proprio, specialmente quelle olandesi, e si concentravano sugli strumenti musicali. Quindi presi sia come simbolo, no, sia come oggetto da ritrarre, sia come simbolo dell'arte musicale. Però poi chi se ne frega? La musica in sé non era oggetto di studio, non era considerata come un qualcosa di... non era considerata, e basta. Esatto, ma cioè. E invece, appunto, a inizio Novecento, abbiamo visto l'esempio di Kandinsky, siamo appunto in un periodo in cui negli Stati Uniti comincia ad emergere il jazz, mentre Kandinsky ovviamente agisce in Europa. A dire il vero, all'inizio agisce in Russia, perché lui comunque è russo, e tra l'altro nei primi anni della sua attività è addirittura al di là degli Urali, quindi un altro mondo. Sì, è un uomo sperduto. È un uomo sperduto, però comincia a manifestare questo interesse. E già 10 anni dopo, quando comunque siamo metti nel 1910 e il jazz non è arrivato in Europa, non è arrivato in Italia, negli Stati Uniti comincia davvero a prendere piede in maniera un pochino più rinforzata,
Abbiamo altri esempi come quello del manifesto della musica futurista, scritto, firmato, vabbè, da un mucchio di futuristi e poi in particolare da Balla e Russolo, esatto, no? Esatto, loro abbiamo appunto da una pazzi furiosi, loro, da una parte c'è la Russia, da una parte ci sono i futuristi che sono pazzi, cioè nel senso, nonostante se ne parli come un movimento vicino al fascismo, diciamo che è un movimento reazionario, nel senso che loro premevano per una, proprio un rinnovo della società. Una distruzione della società seguita da un rinnovamento. Quindi... Esatto, un rinnovo violento, ecco. Quindi loro dicevano, diamo fuoco a tutti i musei, perché? Perché basta, perché la tradizione ci tiene incollati. E effettivamente si dimostrarono molto aperti dal punto di vista artistico, tanto che è un'avanguardia quella futurista, quindi agisce effettivamente, cioè è proprio di focale importanza nell'arte contemporanea, al futurismo. Anche loro guardano alla musica, loro si sono divertiti diciamo un sacco con la musica. Precisazione che i futuristi guardavano a tutto. Sì, cioè, sì, va sì, detto sì, che è un'avanguardia omnicomprensiva, cioè dal momento che sei futurista ti allora guardi all'architettura, alla musica, ai costumi teatrali, ai giocattoli, tutto. Comunque, e niente, Balla e Russolo. Io lo chiamo Russolo, è simpatico come nome. Non lo so, tipo Ruzzolo. Ruzzolo in realtà... era musicista, se non sbaglio. Allora, Russolo ha una storia particolare, perché lui entra nel movimento futurista, e però fondamentalmente dopo un pochino tutti si accorgono che lui sta lì a disegnare note musicali. E quindi immagino che qualcuno a un certo punto gliel'abbia chiesto, gli abbia detto, Russolo, ma perché disegni note musicali mentre io faccio questa macchina in velocità, il cavallo che corre? E lui si è accorto all'improvviso quindi di voler essere un musicista, e diventò un musicista, tra l'altro... di stampo futurista, quindi che lavorava su suoni... su rumori, rumori industriali e anche di ambiente. Altra cosa assurda, Balla invece, che dopo un po' comincia a progettare delle macchine per fare musica futurista, che il più delle volte sono questi cassoni con dei coni di ottone, dove non so bene il funzionamento, ho solo visto le foto, dove lui arrivava a riprodurre poi suoni industriali e suoni cittadini, perché l'idea della musica futurista è in fin dei conti questa. Sì, è una fusione, cioè è un ridare dignità al rumore, cioè è il considerare anche il rumore una forma d'arte, il giocare con la musica, il poi appunto si divertono anche con gli spartiti, mi ricordo. Vero. Ci sono molti futuristi che disegnano con le note delle figure su un foglio di spartito, per esempio c'era chi disegnava l'aeroplano, chi la macchina, e suonavano questi disegni fatti di note. Quindi proprio i futuristi con la musica si sono divertiti tantissimo, e senza dimenticare che poi avevano anche tutte le loro serate futuriste in cui sperimentavano anche teatro, cabaret, e quindi c'era sicuramente ricordiamolo. Esatto. I futuristi si picchiavano tutti a vicenda. E quindi hanno creato proprio un ambiente, diciamo, di incontro molto particolare, molto affine in un certo senso a quello del mondo del jazz, no? Perché appunto l'improvvisazione regnava sovrana. Ma non solo, tra l'altro è particolare se si pensa che il mondo futurista, questo mondo che così in maniera così esasperata puntava all'innovazione, è venuto fuori nell'Italia d'inizio Novecento, che fondamentalmente era una campagna sterminata. Fatto sta che poi un pochino i tempi vanno avanti, i futuristi diventano, diciamo, sbocciano in Francia, nel frattempo arriva il jazz, si incomincia quando siamo agli albori della Prima Guerra Mondiale, ma anche durante la Prima Guerra Mondiale i soldati americani portano con loro il jazz negli Stati Uniti, in Europa. E infatti già verso il 1915 cominciamo ad avere degli esempi in Europa di un'arte che comincia a guardare la musica jazz. E il primo esempio che siamo riusciti a trovare, io e Chiara, è un esempio, diciamo, che dal nome fa capire come il jazz stava entrando nella cultura europea. È un'opera di Francis Picabiat, che è francese, Picabiat. Oddio, forse è spagnolo. Forse è spagnolo, probabilmente. Non lo so. Comunque è un pittore assurdo, perché Picabiat davvero
bazzica in tutte le avanguardie del Novecento senza davvero considerarle, perché poi continua a fare quello che gli pare a lui, ma prende roba da Duchamp, prende roba dai cubisti, prende roba dai futuristi, da tutti, però poi fa cose sue particolari. E nel 1915 tira fuori questo quadro, che dovrebbe essere una litografia, quindi una stampa su carta, e che si chiama Music is like painting. Quindi qui viene, diciamo, riconfermata l'idea di Kandinsky, no? C'è un forte richiamo a Kandinsky. Sì, sì, assolutamente. Tra arte e musica. E infatti sembra che proprio con l'utilizzo di queste linee curve, dritte o colorate, prenda proprio spunto da ciò di cui parla Kandinsky. Sembra scandire un ritmo. Esatto, sembra scandire un ritmo e allo stesso tempo ricorda le corde, per esempio, allora, sono cinque corde. Un contrabbasso a cinque corde, non so. No, ma sai, può essere. Può essere un qualsiasi strumento musicale alla fine con delle corde. Quindi è molto allusiva, molto elegante e molto poco nello stile classico di Picabia che sono solita vedere, perché lo conosco più come surrealista che altro. Ma è perché in verità davvero ha fatto di tutto nel corso della sua carriera. E qui appunto. È già particolare se ne mettiamo questo dipinto nel 1915, perché è minimale, è una cosa che siamo abituati a vedere negli anni 70, quindi, però appunto si rifà molto all'idea di Kandinsky e diciamo che sembra quasi essere un cerchio cromatico. Sì, no? Esatto. Per trovare qualcosa di un pochino più jazzoso, per cominciare a entrare proprio nel jazz, dobbiamo fare un piccolo salto in America. Si va nel 1919, dove c'è un altro pazzo completamente fuori di testa, che è Man Ray. Chi è Man Ray? Come spiegare chi è Man Ray? Man Ray era un tizio che, come suo amico Duchamp, faceva cose e diceva questa è arte, e aveva ragione, e non faceva solo questo in realtà. No, in realtà ha proprio fatto una riflessione molto ampia sul concetto proprio delle figure, no? Delle immagini, quindi sperimenta con i raggi X, sperimenta con oggetti trovati, poi giochi di parole, è molto, molto duchampiano Man Ray. E ha fatto anche pittura. Tra le tante cose. Però appunto la pittura era l'ultimo dei suoi pensieri, perché alla fine si è occupato tantissimo di foto, soprattutto. Poi, appunto, il fatto che era un americano vuol dire molto, perché siamo in un mondo che in quel tempo c'era quel minimo scalino tecnologico che faceva sì che te artista in America guardavi un pochino di più alla fotografia rispetto a te artista in Europa, che la vedevi più come un mezzo di sperimentazione ancora, mentre per Man Ray la fotografia è la fotografia, è un'opera è arte di altissimo livello, come la pittura. Sì, poi nel senso si diverte anche a modificare poi le fotografie che fa. Quindi anche questo magari oggi noi lo diamo molto per scontato, ma modificare una fotografia in senso artistico era una cosa molto nuova. Comunque dipinge, e dipinge jazz nel 1919. Quindi è un quadro molto sciolto, molto quasi surrealista, molto cubista. Si vede una cassa che sembra essere magari quella di un contrabbasso, sì, perché poi si vede anche uno svirgolino sotto. Si vede una barra con che sembra essere una tastiera della chitarra. Esatto. Sì, qui sembra davvero che Man Ray abbia voluto prendere degli strumenti, inserirli in un sacchetto, buttarci dentro un po' di polveri colorate e poi scuoterlo per vedere cosa veniva fuori. E appunto cerca di creare questo movimento molto fluido, anche se molto deciso, e secondo me con ciò effettivamente vuole cerca di rappresentare il jazz. Quindi ricordiamo, Man Ray per ora è l'unico che l'ha ascoltato lì in America il jazz, nudo, quindi puro. Ha avuto un'esperienza che non è quella importata europea, ma è quella di aver davvero vissuto la vita lo sbocciare notturna del jazz e la vita notturna, brava.
Va detto che poi Man Ray, da bravo statunitense, come abbiamo detto, poi sono gli statunitensi proprio che portano il jazz in Europa. Infatti Man Ray, con tutti, invitato da Duchamp, da come si chiama, Luis Buñuel, il regista, e alla fine finirà anche lui in Francia, a Parigi, e il jazz ovviamente negli anni 20 comincia a dominare anche in Europa, non in tutta l'Europa, però almeno nell'Europa. Quella esatto, quella trendy, bravo. Quella cool, quella, insomma, l'Europa dell'elite. Quella delle città, della Belle Époque. Esatto. E ecco che Man Ray, questa volta in Francia, riproduce nel 1923 un oggetto, quindi non si parla di pittura, si parla di un oggetto, che noi l'abbiamo trovato chiamato con due nomi, ed è interessante perché... Tutti e due nomi hanno un'interpretazione. Il nome inglese è Indestructible Object, ok? Quindi oggetto indistruttibile. Io l'ho trovato anche come oggetto da distruggere e non so se è stato un errore di traduzione, ma è interessante. È interessante. E che cos'è questo oggetto, scusa? Questo oggetto è un metronomo con un occhio, con la foto di un occhio attaccata alla lancetta. Beh, appunto, oggetto indistruttibile, oggetto da distruggere, perché appunto è un metronomo, si parla del tempo, e l'occhio messo sulla cima del metronomo richiama molto anche l'occhio di Dio, quindi sulla cima della piramide. Infatti alla fine il metronomo forma una piramide, solo che l'area dove l'occhio si trova si modifica sempre al cambiare del movimento. Beh, se è un oggetto indistruttibile vuol dire che... il tempo non può essere distrutto, l'occhio è sempre lì che si muove, ci guarda e ci studia. Però fondamentalmente, se Man Ray era un patito di jazz, se quindi era nel mondo dell'improvvisazione musicale, dei tempi che si modificavano rapidamente, non è anche sbagliato, credo, interpretarlo come il metronomo, come oggetto da distruggere, nel senso proprio futurista del termine. Ehi, guarda, qui c'è il tempo, vuoi fare qualcosa di bello? Prendilo, accartoccialo, fai in modo che quell'occhio smetta di oscillare o fallo oscillare in una maniera insensata, ed è lì che puoi cominciare a lavorare seriamente sulle cose. Quindi a me l'idea di chiamarlo oggetto da distruggere piace molto per questo motivo. Sì, da spazio davvero a molte interpretazioni. E poi appunto c'è anche la sfida dell'oggetto indistruttibile del tempo, quindi è fondamentalmente indistruttibile, però appunto si parla del tempo o del tempo musicale. Quindi c'è proprio questo slittamento di significati molto interessante. E nel frattempo torniamo in Europa, si torna in Europa e guardiamo cosa sta succedendo. Vediamo con Metropolis di Otto Dix che la vita a Berlino va alla grande. Yeah! Beh, allora, siamo appunto nel 27, no? E la prima guerra mondiale è finita da 9 anni e, come tutti sappiamo, la Germania non se n'era accorta. La Germania era ancora convinta di essere in guerra, o quantomeno continuava a bombardare le sue città perché erano ancora ridotte a mo' di macerie. Otto Dix, chi è questo pittore tedesco particolarmente sveglio e intelligente, che si rende conto che la condizione della Germania è assolutamente agghiacciante. È agghiacciante perché non è in grado di riprendersi dalla prima guerra mondiale, è agghiacciante perché Otto Dix si accorge che c'è un estremismo, c'è un radicalismo che sta emergendo dal disastro della prima guerra mondiale. E poi Otto Dix si accorge anche che nel frattempo la città che i futuristi vedevano come il luogo positivo di vita, non è poi tanto positivo, perché alla fine è solamente un luogo dove vai, ti ubriachi, fai casino, la gente muore, la gente viene violentata. E in Metropolis, che è questo enorme trittico, Otto Dix ci mostra effettivamente quello, no? Sì, c'è da dire che a Otto Dix piacevano molto i trittici perché era tedesco, cioè si rifaceva a una tradizione medievale di trittici giganteschi. Gli piaceva davvero tantissimo a tedeschi e fiamminghi fare queste cose. E appunto
è un po' dissacrante, quindi, anche l'idea di farci un trittico. E in questo trittico cioè, la cosa che salta più all'occhio è proprio il fare grottesco di tutti i personaggi nella scena, cioè da un senso di zozzo, no? Di impuro. Lui si diverte molto a giocare con le caricature, a giocare con questi colori molto forti, molto acidi, che riflettono quelli delle luci artificiali dei bar. E ce ne sono tantissime di persone, ognuna fa un qualcosa, quindi si rifà anche alla tradizione proprio di Bosch, di Bruegel il vecchio. Con tutti i demonietti. Esatto, e è proprio una raffigurazione un po' dicotomica, tra virgolette, perché rappresenta il lato, diciamo, sbrilluccicante, no? Della realtà nel 27 a Berlino, quindi chi è ricco effettivamente, che è la parte centrale, la parte del trittico, centrale, quindi... c'è l'opulenza, no? C'è questa tutto... band jazz, appunto, che suona, e i ricconi che ballano. E poi abbiamo sulla sinistra, appunto, un riferimento alla Prima Guerra Mondiale, perché abbiamo proprio uno storpio, un invalido di guerra, che nel frattempo viene diciamo chiamato da queste prostitute. Mentre sulla destra vediamo quello che sembra essere l'interno di un bordello, con tutte queste figure che sembrano essere lì in attesa o per farsi ammirare. Però sono figure strane, cioè non riesci nemmeno a capire se sono donne o uomini il più della volte. Quindi, ecco, Otto Dix vuole dare davvero un'idea sia del divario che c'è tra classi sociali. E è interessante perché poi lui pone il jazz come un qualcosa da classe elevata. Lo vediamo appunto nella zona centrale del quadro. E invece tutti i poveracci, tutti quelli che vengono lasciati indietro, che si trovano abbrutiti, privi di identità e fondamentalmente sul baratro e sul fondo del niente. Sì, è assurda soprattutto la figura sulla parte destra del trittico, che è proprio totalmente sfigurata. Cioè non il, si capisce... il fantasmino bianco. Lui che non ha gambe, okay, non ha braccia, ha la faccia che gli si squaglia, cioè è davvero assurdo. Però appunto, perché l'abbiamo scelto? Perché c'è il jazz, perché davvero è un quadro molto critico, ma anche molto realistico effettivamente di quella che era la situazione generale. Beh sì, anche perché mostra un fatto molto interessante. Il jazz, che negli Stati Uniti era nato come fondamentalmente una nicchia underground, quindi una nicchia praticata da persone che erano prima escluse dalla società e che poi spesso riuscivano ad entrarci proprio grazie al jazz. In Europa il jazz arriva fin da subito come una musica elitaria, una musica da elite. Un po' perché se la fai devi capirci davvero tanto, quindi in Europa diventa molto più virtuoso il jazz rispetto a come era al tempo negli Stati Uniti, dove era molto più libero, molto più tranquillo. E poi diventa elitario, cioè diventa una cosa che sai cos'è, lo ascolti se hai soldi, fondamentalmente. È quello che ci mostra Otto Dix. Sì, invece in America appunto era molto giocoso il jazz, nel senso era appunto, si è trasformata in una musica davvero di rivalsa sociale. A un certo punto paradossalmente diventò quasi una delle pochissime occupazioni che un nero afroamericano che poteva effettivamente permettersi. Però appunto l'idea del jazz era quella di una collaborazione complessiva, no? Di un gioco in cui partecipano tutti, perché ci sono poche regole, ma sode, nel senso, sono quelle, ok, c'è questo giro, e poi c'è spazio per tutti. No, era molto, negli Stati Uniti l'esperienza del jazz è stata molto più generalizzata, si può dire, mentre in Europa era più chiazzata, a macchie di leopardo, si tende a dire limitata alle città, ma in verità era limitata ai quartieri alti delle città, fondamentalmente. Quindi un'esperienza davvero, davvero particolare. E quindi possiamo però abbandonare la Germania, si fa anche un salto temporale di quasi 10 anni, si va al 1935,
E prendiamo un altro artista di quelli che alla Picabia era un pazzo, perché è Kupka. Sono tutti pazzi in realtà. Kupka, io li chiamo pazzi come Picabia, perché sono quelli che in verità non sviluppano un loro stile nel corso della loro storia, ma davvero si attaccano a tutti i generi che incontrano, però poi non è che nemmeno copiano quei generi, cioè in ogni genere succhiano qualcosa e fanno qualcosa di nuovo. E Kupka appunto lo fa col cubismo, lo fa con l'espressionismo, lo fa col cubismo orfico, quindi lavora tantissimo con i colori e queste fantasie psichedeliche. E poi lavorava con strisce di colore tutte in verticale. Sì, sì, volentieri. Era proprio, cioè sembrava, quando vedi un suo quadro a volte ti sembra di guardare uno schermo bucato con tutte queste linee molto dritte, molto precise, che a un certo punto si spezzano. E è un po' la composizione che usa anche per Jet's Hot Number One del 35, in cui però prevalgono appunto dei ritmi circolari. Cioè, allora, diciamo che è il primo di una serie, quindi ce ne sono altri, e appunto ci sono questi cerchi, questi semicerchi, si vede la parte di una tromba, sembra di intravedere appunto degli strumenti a volte, ma in realtà è solo un grande ritmo circolare che rimanda costantemente alle altre parti del dipinto. Quindi secondo me con questo proprio voleva rappresentare la musica jazz. Assolutamente. Qui con Kupka vediamo appunto, come hai detto te, questo è un quadro che fa parte di una serie. Vediamo come ora finalmente nel 35 il jazz è anche una cosa europea, quasi al 100%, e Kupka appunto lo dimostra, ci gioca proprio nel tentativo di imitare i ritmi del jazz utilizzando queste ondeggiature circolari che tra l'altro a dimostrazione di cosa dicevo prima, questi movimenti circolari sono i movimenti che negli anni 10 usavano quelli del cubismo orfico, quindi cioè Kupka ha davvero raccattato tutto dove poteva e poi l'ha spiattellato in questi lavori qui, dove il riferimento alla musica jazz è chiaramente molto 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 forte. Ma per trovarne una ancora più forte e per trovare uno degli artisti che davvero merita di essere raccontato, dobbiamo fare un salto negli Stati Uniti, però per parlare di un olandese che nel 42-43 tra l'altro era anche lì per morire, aveva avuto una bella vita lunga e soddisfacente, era Piet Mondrian, che insieme a Kandinsky e ad altri ovviamente, e altre, sì, è importante dirlo, è stato uno degli ideatori dell'astrattismo. Mondrian, rispetto a Kandinsky, lavorava con la precisione, con la rigidezza, con linee nere, quadrati di colore e tutto, però Mondrian era fin da subito un malato di jazz, lo adorava, e immaginatevi questo Mondrian, ormai un uomo adulto, un artista riconosciuto, che però a un certo punto dalla Francia dice sa cosa, vado a New York, e si trova schiaffato quindi lì per le strade di New York. Sì, e in New York Boogie Woogie a me piace tantissimo perché sembra proprio di vedere il reticolo di strade di New York con tutte le luci dei semafori, delle macchine, eccetera. Sembra quasi di vederle muovere queste linee. E appunto il nome che ha scelto, il titolo che ha scelto per il quadro è New York Boogie Woogie. Quindi paragona New York al Boogie Woogie, che è appunto uno degli sviluppi del jazz in quegli anni, che è una musica molto, molto ritmata, molto ballabile. Molto sprint. Esatto. E, dire? Diciamo che appunto, come hai detto, si dà quell'idea e ci immaginiamo un pochino Mondrian che dopo aver ascoltato jazz in Francia per tutta la vita va a finire negli Stati Uniti e è tipo oh mio Dio, e perché lì effettivamente trova quel tipo di cultura che lo aveva tanto affascinato, ed è proprio per quel motivo che ci dà appunto questa raffigurazione che è molto diversa poi da quelle sue precedenti, perché appunto non ci sono più le linee nere che hanno sempre
accomunato tutti i quadri di Mondrian. Anzi, i colori sono andati sulle linee. I colori sono andati sulle linee. Cioè, c'è un ribaltamento proprio. C'è un ribaltamento. Quando Mondrian incontra il jazz di New York, qualcosa cambia anche nel suo modo di percepire l'arte. Pochi anni dopo, questa volta credo che dobbiamo tornare in Francia, si parla del 1947. Stiamo facendo di qua e di là dall'Atlantico, davvero. Ma perché è così che funziona la storia dell'arte contemporanea? È un tizio che salta costantemente dalla Francia fino all'Atlantico. Siamo nel 1947, sono passati pochi anni, si parla di un altro grande artista che io un pochino odio, però è un grande artista, anche lui sta per morire, morirà di lì a 3-4 anni, sì, mi pare muore nel 50, è Matisse. E cosa fa Matisse? Allora, in pratica Matisse negli ultimi anni della sua vita non stava molto bene e quindi era costretto sulla sedia a rotelle. E ovviamente la sua vista e le sue, diciamo, capacità erano un po' limitate, ma doveva assolutamente continuare a creare e possibilmente a dipingere. Però in mano il pennello non lo riusciva a tenere e allora cosa fa? Gioca con la carta. Cioè lui ritaglia forme e colori dalla carta e poi li attacca su altra carta. E tutti questi lavori verranno poi riuniti in questo libro d'artista che si chiama Jazz. E appunto Matisse, parlando di questo suo libro d'artista, dice: io per farlo, cioè questi sono tutti i miei ricordi, i ricordi che ho di quando andavo al circo, i ricordi delle mie esperienze, delle persone che ho incontrato, dei colori che ho visto. Quindi è interessante il fatto che abbia deciso di chiamarlo jazz. È sintomatico che un pittore che letteralmente ha navigato in maniera cosciente e matura, nel senso che era una persona matura e in grado di analizzare quello che accadeva tutti i primi anni 50 del Novecento, perché Matisse ha avuto una vita lunga, ragazzi. E è interessante che quando va a parlare dei suoi ricordi d'infanzia, della sua vita, della sua memoria, sceglie di chiamare quel libro jazz. Cioè, perché non polka? Perché non la bella lavanderina? Che, nel senso, canzoni popolari che magari avevi già sentito ancora più volte, però no. È jazz. E infatti, jazz. E poi appunto, qui ci sono un po' di tavole, è bellissimo perché proprio si crea, no, questo continuo rimando da una pagina all'altra. Appunto il suo scopo era quello di creare una sorta di sottofondo musicale, ma fatto di arte, fatto di ritagli, e si nota molto perché appunto ci sono forme e colori che si ripetono, figure che compaiono, figure che scompaiono, è davvero ganzo. Sì. Detto guarda, alla nostra, mi piace anche a me. Non sono dovete sapere che non sono affatto un amante di Matisse, però quando queste cose qui mi piacciono. Comunque, visto che abbiamo detto che è un costante fare un salto a destra e a sinistra, avanti e in alto per l'Atlantico, ne facciamo un altro, rilasciamo la Francia e andiamo a prendere questa volta un pittore che è, io lo definirei letteralmente un americano doc, perché sì, te lo immagini proprio canottiera col divano proprio fuori dalla sua casa in giardino, con la birra. Infatti era anche un alcolista che è morto per colpa del suo alcolismo, quindi se lo immagini bene è Pollock, ovviamente. Nel 1950 Pollock è quello che tirava i colori sulla tela. E come mai ha un'importanza per il collegamento tra arte e jazz? E allora nel 1950 lui fa questa grande opera, Ritmo autunnale numero 30. E tralasciando il fatto che lui ovviamente chiama tutte le sue opere, o molte sue opere, ritmo, quindi c'è già un collegamento, Pollock si ricollega a quello che è, diciamo, l'immaginario folcloristico, che è anche quello del jazz. Infatti il jazz nel suo immaginario si ricollega non solo al solito mito del diavolo a cui vendi l'anima per diventare un buon musicista, ma si ricollega anche a tutte quelle forme spirituali sciamaniche che poi esistevano nel substrato degli schiavi neri che poi hanno partorito il blues e il jazz.
Pollock infatti si richiama a questo, alle pratiche sciamaniche, perché lui quando dipinge, quando fa gocciolare questa roba sulla tela, fondamentalmente cosa fa? Mette della musica jazz, che per lui ha un compito quasi da musica sciamanica, quindi dovrebbe mandare in trance la persona, immagino coadiuvata da ingenti dosi di alcol, conoscendo il soggetto. No, è un dettaglio anche quello. Dopodiché si mette a danzare intorno alla tela, imitando quelli che potevano essere i movimenti, le danze di uno sciamano. Quindi ecco che Pollock, nel creare i suoi ritmi, scopre, diciamo, un substrato culturale che è davvero molto molto simile a quello, a quello del jazz, poi. Sì, diciamo che attraverso questa soluzione del dripping, no? Del fatto che lui appunto ballasse sulla tela col pennello, quindi si muoveva a colpi di musica, lasciava il suo corpo libero, oppure non so com'era il suo processo, ma io immagino fosse proprio una danza liberatoria, no? Qualcosa di una sorta di trance autoindotta che ti aiuti a rimanere in quello stato. E facendo così, in un certo senso, immortala la musica per come l'ha sentita lui. Cioè, possiamo leggere, poi ovviamente è impossibile, però in teoria saremmo in grado di leggere i movimenti che lui ha fatto intorno alla tela. Però... No, ti dirò di più, questo è un particolare che fa schifo ai più, ma tutte le tele di Pollock, dovete sapere, che sono l'incubo dei restauratori. Sono l'incubo dei restauratori perché, è davvero un dettaglio a caso, ma fa schifo saperlo e basta. Sono l'incubo dei restauratori perché te, quando vai a restaurare la tela, non ti devi preoccupare tanto di restaurare il colore, quanto di restaurare tutti i peli e tutti i pezzi di schifo che sono rimasti attaccati alla tela mentre Pollock ci danzava intorno. Pezzi di schifo che poi sono stati colorati e sono lì attaccati alla tela e fanno parte dell'opera. E te, restauratore, ti ritrovi quindi lì a restaurare magari un fazzoletto sudicio, i capelli di Pollock, cioè, quindi, vabbè. Bellissimo. Comunque e sì, lui era super fan del jazz. Super fan, ma, e questa è una cosa interessante, siamo negli anni 50, no? Questo quadro di Pollock è del 50. Nel 53 noi arriviamo in Italia... Dove c'è una cosa strana, c'è Renato Guttuso che appunto nel 53, a 10 anni esatti di distanza da Boogie Woogie di Mondrian, fa il suo Boogie Woogie all'italiana, che è una roba italianissima, bellissimo, è una roba assurda, sembra di essere davvero a... È la festa dell'oratorio. La festa della liberazione. Facciamo notare che in alto, dietro alle persone, si vede New York Boogie Woogie di Mondrian, quindi la citazione di Guttuso è voluta. Però cosa vediamo in questa immagine? Cioè, ragazzini che ballano, giovani adulti che ballano, è proprio una situazione in cui credo chiunque si sia ritrovato. Cioè, si vedono delle scale in fondo che portano di sopra, quindi magari è un salone, è una festa, è una balera, è una balera, e poi c'è proprio... Qui in primo piano la ragazza che non ne può più della vita, che è lì che fuma una sigaretta e guarda e sfonda la quarta parete, e proprio sopra di lei appunto c'è la citazione colta a Boogie Woogie. Quindi si suppone che queste persone stiano ballando, immaginiamo al ritmo del Boogie Woogie. Sì, ma perché ce lo dice lui? Perché se no per me starebbero ballando un liscio. No, vabbè, si vede che c'hanno un po', sono un po' tutti scalmanati. Ritmati, però. Per noi è roba, cioè balli liscio, in realtà a quei tempi era tipo... No, lo so, però è proprio il tipo di raffigurazione che è molto strana. Ora ne abbiamo viste tante di raffigurazioni del jazz, e questa di Guttuso l'abbiamo scoperta davvero ieri. E è particolare perché... Non so perché, ma è molto italiana. È molto italiana, è davvero non molto saprei italiana. Dire perché. Tanto. Stanislav Rochelle. Lo stavo per dire. E restando in Italia, appunto, abbiamo avuto un esempio di italiani, molti italiani. Nel 64, però, quindi 10 anni dopo, abbiamo uno degli artisti che io più preferisco davvero in assoluto, almeno per quanto riguarda gli italiani, e è Pino Pascali. Pino Pascali è uno dei maggiori esponenti dell'arte povera. L'arte povera cos'è? Quel tipo di arte che fa davvero 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 incazzare quelli che fondamentalmente non vogliono interessarsi all'arte, perché l'arte povera è quella che cerca di trovare l'arte
negli oggetti del quotidiano, nella rielaborazione degli oggetti, nella ricontestualizzazione degli oggetti. Ed ecco che nel 64 Pino Pascali fa questo omaggio a Billie Holiday, cantante jazz famosissima che era morta, mi pare, a fine anni 50, quindi erano passati 5-6 anni dalla sua morte, e lui le fa questo omaggio molto ironico, ma anche molto particolare, iconico. Molto iconico, in cui attacca su questa grande lastra nera delle labbrona rosse, perché comunque Billie Holiday era famosa per apparire sul palco con queste labbra incredibilmente rosse, non grandi come quelle che vedete qui nell'opera, però insomma erano particolarmente grandi. Cosa ti fa pensare queste cose, quest'opera? Niente, allora, vedo il terrore nei tuoi occhi. No, è che tipo, allora, questo tipo di raffigurazione è un po' blackface, nel senso che risente un sacco della rappresentazione tipo dei neri che si faceva anche dopo il secondo dopoguerra. Siamo negli anni 60, fino agli anni 80 eravamo in quelle condizioni lì. Però, nel senso, questa è una lettura che faccio con l'occhio di oggi. Alla fine, come opera, è solo un grande paio di labbra. Cioè, se poi, quando poi vai a vedere, perché alla fine la cosa che importava davvero, la cosa che davvero voleva omaggiare, non era lei persona, ma la sua voce. Esatto, e quindi c'è anche per quello. Farlo ha deciso proprio di fare questo monolite, comunque no, è gigantesco, credo sia sui 2,40 metri di altezza, e che quindi, poi ovviamente viene esposto già 30-40 centimetri dal suolo, quindi... Quindi immaginati davanti a questo lastrone che vedi queste labbra giganti, non puoi fare altro che essere quasi intimidito, però cioè, percepisci una sorta di senso di rispetto. Io devo rispettare questa cosa, quindi solo col volume, con i colori, riesce a dare queste impressioni, secondo me. No, allora, sono d'accordo con tutte e due le interpretazioni che ha dato. La seconda, ovviamente, sì, la cosa importante per ricordare Billie Holiday è la voce, quindi io ti raffiguro la bocca, che tra l'altro era già un simbolo identificativo di Billie Holiday. È anche vera la prima e più brutta interpretazione, nel senso, è sì una blackface, nel senso che siamo nel 64, nell'immaginario comune, se devi raffigurare una persona di colore, è molto probabile che lo rappresenti così, e è molto probabile che non ci trovi nulla di sbagliato in questo, cioè troverei davvero il ridicolo condannarlo, nel senso. Quindi è sì, probabilmente una blackface, perché quello era il modo in cui culturalmente venivano raffigurati gli afroamericani al tempo. E Louis Armstrong era raffigurato con la blackface, allora, nonostante tutti rispettassero Louis Armstrong, per dire. E, però è anche vero poi il fatto che quella bocca lì è più un simbolo rappresentante lei e non rappresentante la sua etnia, anche perché Pascali, da bravo italiano degli anni 60, probabilmente un afroamericano non l'aveva mai visto, nemmeno con la fionda. Cioè, sicuramente in Italia era un problema un pochino più distante, ancora di più finito il fascismo, sì. Quindi perse le colonie. Cioè. Beh, stiamo arrivando alla conclusione, in grande stile, perché risaltiamo negli Stati Uniti, si fa un salto di una ventina d'anni, siamo nel 1983, e chi prendiamo, chi chiamiamo in causa? Ovviamente Jean-Michel Basquiat. Che bravo, le ho fatto dire il nome a lei, perché grazie. Ha una pronuncia molto, molto meglio. Grazie. E beh, Basquiat è tipo l'enfant terrible dell'arte di quei tempi in America. Ha una storia molto complessa, sia con l'alcol, sia con la droga, sia con se stesso. È di origini miste, quindi è afroamericano, ma è anche creolo, se non sbaglio. Yes. C'ha fondamentalmente tutti i DNA che erano trovabili nelle Americhe, lui ce l'aveva dentro. Esatto, era il pupillo di Andy Warhol. Sì. Beh, di lui c'è da dire, per fare proprio un flash rapidissimo. È interessante perché Basquiat, siamo nell'84, il jazz nell'84... non dico che è invecchiato, è che ha lasciato completamente le strade. Basquiat appartiene al 100% a quella che diventerà la scena hip hop. Non si scappa da questo. Basquiat è il Tupac dell'arte contemporanea, fondamentalmente.
E infatti lui era un writer, e si taggava con Seimo. Poi appunto riesce ad allacciare questa amicizia molto strana, che non si capisce perché funzionava, ma funzionava molto bene, con Andy Warhol, e davvero i due si divertivano un casino, facevano dipinti insieme, si facevano le foto, era... E si divertivano davvero tanto. Ed è grazie a Andy Warhol che Basquiat riesce a sfondare. Sì. E appunto qui siamo negli anni Ottanta, quindi appunto la musica di rivalsa inizia ad essere l'hip hop. Perché? Perché racconta una nuova generazione. Poi ovviamente il jazz non viene soppiantato, il jazz gode tuttora di ottima salute, perché viene declinato in mille modi. Infatti, quando Basquiat passa dal lavorare sulla strada a lavorare nelle gallerie d'arte, fa una transizione dall'hip hop al jazz. Okay. Ormai il jazz è diventata una cosa molto alta. Sì, sì, sì. E invece Basquiat si vede che è nato proprio nelle strade, nel senso, in questa opera qui, che è Horn Players, quindi suonatori di tromba, proprio letteralmente. Quindi riferimenti a Louis Armstrong, esatto, alla figura del trombettista nero. Anche questo è un trittico, perché si sviluppa in verticale con tre assi. Su ognuna c'è una figura che sta suonando, fatta in modo diverso. E poi ci sono tantissime scritte, ma sembra proprio di vedere proprio le porte, tipo dei bagni, nelle stazioni, no? Con tutti questi graffiti, tutte queste scritte che sembrano disordinate, ma in realtà sono disposte tutte per creare una sorta di equilibrio. Assolutamente. Appunto Basquiat qui ci fa vedere questa fusione tra quelli che sono i due ambienti, l'ambito dell'hip hop che sta cominciando a fermentare qualcosa e l'ambito del jazz che invece ormai è diventata una cosa un po' simbolica e un po' però anche distante. E rientra appunto nella mitologia, cioè appunto il trittico è una forma artistica sacra, cioè nel senso è una forma... È un formato usato nell'arte sacra, e secondo me anche lui ha voluto giocare col trittico. Sì. Non è la prima volta che lo fa, comunque. E detto questo, possiamo anche un pochino avvicinarsi possiamo anche andare a chiudere, ma vi vorremmo lasciare anche con una mezza riflessione, perché Basquiat ci fa vedere che nello sviluppo e nel movimento culturale del jazz possiamo vedere quello che sta avvenendo e che è avvenuto e che forse avverrà con il movimento dell'hip hop. Si parla quindi di una musica che dalla nicchia comincia a diventare sempre più mainstream, fino a inglobare fondamentalmente tutti gli altri generi di musica, e che poi a un certo punto diventa sempre più elitaria, lasciando dietro di sé tutte quelle musiche che dipendono da questo genere originale, ma che se ne distaccano per svariati motivi. No, si era addormentata. Io non sono esperta di hip hop, qui lo dico, lo metto sul tavolo, ok. Però mi viene in mente, per esempio, uno come Caparezza, che è sempre stato considerato un rapper, che poi non so, lui è partito poi dall'hip hop, dal rap, da queste cose. È difficile farcelo rientrare. Ok, allora evito di dire, comunque avrei detto il suo linguaggio denota magari, no, una sorta di elitarismo, tra virgolette, però non so. Diciamo che il compito dell'hip hop oggi magari lo sta avendo la trap, un minimo, ma... La trap rappresenta un pochino il tentativo di... rendere di difendere l'hip hop e di evitare che diventi elitario. Poi può essere valido o non valido, però è un pochino quello. La trap rispetto all'hip hop è davvero molto più per tutti. Anche perché con i testi, ma che quello vabbè, dipende da poi da gusti. Comunque, se sforiamo di tempo ci fucilano e quindi facciamo una bella chiusura, e vi si ricorda al solito che ci trovate su tutti i canali social, quindi Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Basta fondamentalmente. Abbiamo anche il profilo Instagram, l'hai detto? Ho detto il profilo Instagram, perfetto. L'ho detto, ma testimoni tutti, l'altra volta io avevo detto abbiamo il profilo Instagram e lei mi ha fatto ma non si usa. Oggi l'ho detto e poi mi dice no, ma l'hai detto. Oddio, va bene. Comunque sia,
E speriamo che il video vi sia piaciuto. La prossima settimana vi ricordiamo che c'è Marte che chiuderà il cerchio con questa puntata. E niente, speriamo che vi sia piaciuto il nostro punto di vista sul jazz dalla parte dell'arte, perché tanto gira rigira vogliamo sempre parlare di quello, perché bisogna parlarne, ragazzi. Infatti. Va bene, quindi ci vediamo la prossima, anzi noi ci vediamo tra 2 settimane e, la prossima e voi settimana ci rivedrete la prossima settimana. Avete Marte. Yes. Allora, ciao ragazzi, passate ciao. Una buonissima notte.